Giordano, un numero, se ne va il numero 10, guarda la porta, da lì potrebbe anche calciare se la porta sul destro. Prova il destro, stortino in due tempi. Va bene, bravo. E ricomincia dietro il... i Pumas qui. Palla allargata, c'è la deviazione. Gol incredibile, subito dal Pumas. Sul rinvio c'è il tocco forse di Giuffrida e il Cotton si ritrova in vantaggio, 1-0. E soprattutto dopo la vittoria contro il Checco dello Scapicollo, qui mi fermo perché c'è Giordano che entra in area, punta la porta, la mette dentro, dove arriva Giuffrida, anzi sì, Giuffrida con il piattone che fa 2-0 dopo 7 minuti. Il Cotton raddoppia, difesa dei Pumas che poi esce bene, recupera Blandino, sta facendo una gran partita Blandino, qui Giordano ce l'ha sul destro, rientra sull'altro piede, ancora buona però la palla per il Cotton, non è finita con Blandino che prova il destro, la piazza nell'angolo giusto e trova il 3-0 della squadra di casa. Cotton 3, Pumas 0. Ripartire da dietro i Pumas. Galbo, buono qui con Presta che però favorisce il numero 9, Panosetti, che accorcia le distanze per i Pumas, 3-1. E recupera ancora una volta il pallone, prova a portarselo sul fondo, lotta con Nica, la sterzata da parte di Giordano che si libera della marcatura, Giordano entra in area, gira per Blandino e calcia con il destro sotto le gambe di Stortini e 4-1 del Cotton Club, ancora con lui il numero 11, che sigla la sua doppietta personale. Non è finita ancora Cotton, Giordano torna ancora da Blandino, attaccato subito da due giocatori del Pumas, buono qui il filtrante per Giordano, che corridoio, Giordano con il destro ad incrociare, 5-1 Cotton. Ovviamente il Cotton non è una squadra che con le grandi squadre, e qui scusate il gioco di parole, si comporta male. Qui c'è un giallo per Niga e un rosso per Madonna. Espulso in casa Cotton e Madonna. Marcatura, salvo poi perdere la sfera, buon lavoro da parte di Guaglietti su Galbo, ma recupera ancora una volta l'ennesimo pallone Blandino che prova dalla distanza, Blandino trova un gran gol, il gol del 6-1 per il Cotton. Mille, è solo in una gabbia dei giocatori dei Pumas, viene atterrato qui, gran prestazione da parte dell'estremo difensore dei Pumas, parte Giuffrida con il destro al giro, palla che filtra, Stortini non arriva, 7-1 per il Cotton. Nessuna impressione, me le va dall'altra parte per Pucci, ma è l'ultimo pallone di questa partita, il Cotton si impone per 7-1, partita da subito in discesa per la squadra di Giuseppe Pucci che aggancia in classifica il Checco dello Scapicollo e si riporta a meno 2 sul Football 8 Roma Nord. Ultimamente abbiamo visto che di facile c'è veramente poco, anche col Blitz vincevamo 3-1 a 10 minuti dalla fine, abbiamo impiccato una partita e quindi parlare di una partita facile mi sembra, non lo so, sempre sul ficcio, nel senso mi sembra azzardato. Comunque è stata una partita giocata bene e portata in porto, abbiamo preso i 3 punti, quindi tutto bene.